Iniziamo a parlare di microeconomia. Quindi affrontiamo lo studio della seconda parte del corso, materia un po' diversa dall'analisi degli investimenti, anzi direi abbastanza diversa dall'analisi degli investimenti. Forzatamente, come ho detto, l'abbiamo messa insieme per ragioni di tempo e quindi, come dire, ripartiamo da zero. Ripartiamo dalla prima lezione, dalla definizione di economia. Se andate a rivedere quello che abbiamo detto nella prima lezione, diamo appena una definizione un po' più operativa che richiama molti dei concetti della definizione generale che abbiamo dato. E potremmo definire appunto l'economia, per quello che ci interessa, lo studio della microeconomia, come lo studio del modo in cui le società utilizzano risorse scarse per produrre beni utili. Studio del modo in cui le società utilizzano risorse scarse per produrre beni utili e di come tali beni vengono distribuiti tra i diversi soggetti. Come dicevo nella prima lezione, il problema economico nasce perché le risorse, cioè gli input del sistema economico, sono limitate e quindi abbiamo l'obiettivo di ottimizzare queste risorse al fine di realizzare degli output nel miglior modo possibile. L'economia quindi risponde a tre domande: cosa, come e per chi. Cosa produrre? E vedremo, studiando la microeconomia, che quello che ci guiderà la risposta a questa domanda sono i soggetti che utilizzano i beni prodotti e in particolare l'obiettivo sarà quello di aumentare la soddisfazione dei soggetti che utilizzano i beni prodotti. Quindi la prima cosa che faremo, cercheremo di rispondere a questa domanda: cosa produrre? E poi ovviamente, dato che le risorse sono scarse, definito quali sono gli output, ci interesseremo di come utilizzare al meglio gli input, le risorse scarse, e quindi affronteremo il problema della produzione per rispondere alla domanda come produrre questi, come realizzare questi beni utili. E infine l'ultima domanda a cui risponderemo è per chi produrre, quindi affronteremo, seppur molto limitatamente, il problema della distribuzione dei beni e quindi anche del reddito realizzato all'interno del sistema economico. A seconda delle dimensioni del sistema economico, abbiamo già letto nella prima lezione, non voglio ripetermi, poi parliamo di micro o di macroeconomia. Sistema economico di tipo macro, dimensione, nazioni, paesi, sistema economico di tipo micro, di un ordine di grandezza inferiore, che è quello che noi studieremo. Quindi ad esempio lo studio di una certa industria, quindi dell'insieme di produttori e consumatori di un determinato bene. Abbiamo anche detto nella prima lezione che la risposta a queste domande varia a seconda del sistema economico che andremo a studiare e in particolare distingueremo due risposte completamente diverse a seconda se studieremo un sistema economico di tipo capitalista o un sistema economico di tipo socialista. Noi affronteremo un sistema economico di tipo capitalista e per rispondere a queste domande il soggetto decisivo è il mercato che noi andremo a studiare. Come si definisce il mercato? Il mercato si definisce come un meccanismo che consente ad acquirenti e venditori
che consente ad acquirenti e venditori di interagire. Meccanismo che consente ad acquirenti e venditori di interagire al fine di determinare prezzo e quantità. Prezzo e quantità. Di beni o servizi scambiati. Il meccanismo che consente ad acquirenti e venditori di interagire al fine di determinare prezzo e quantità di beni e servizi scambiati. In economia studieremo proprio questo mercato, questo meccanismo, e capiremo come si determinano il prezzo e la quantità dei beni scambiati, cioè, per riprendere la metafora di Adam Smith, come funziona questa mano invisibile che regola il funzionamento del sistema economico e che permette di rispondere a queste tre domande. Quale sarà il percorso logico che seguiremo? All'interno del sistema economico sono due grosse categorie di soggetti: i consumatori, le famiglie se volete, e le imprese. I consumatori desiderano, hanno l'obiettivo di migliorare la propria soddisfazione attraverso il consumo di beni, e quindi i consumatori domandano beni. I beni vengono prodotti dalle imprese che offrono beni. Gli acquirenti e venditori appunto interagiscono nel mercato dei beni. Ma non finisce qui l'interazione tra questi soggetti, perché d'altro canto i consumatori offrono input, fattori produttivi. Che sono domandati dalle imprese al fine di realizzare i beni. Questi signori ancora una volta interagiscono quindi nel mercato dei fattori produttivi. Quali sono questi fattori produttivi? Beh, prima tra tutti il lavoro, no? Sono gli stessi consumatori che da un lato domandano beni, ma dall'altro lato offrono lavoro alle imprese che domandano lavoro al fine di produrre i beni, ma non basta. Ad esempio i capitali, che è sicuramente un fattore produttivo. Gli stessi soggetti che domandano beni investono delle imprese, ad esempio acquistando obbligazioni, acquistando quote di società, quindi in qualche modo prestando denaro alle imprese che domandano capitale al fine di produrre i beni. Noi cosa faremo? Inizieremo a studiare questa parte del sistema economico già da subito, tra qualche minuto, e studieremo la teoria della domanda per vedere come formalizzare con delle equazioni, con modelli analitici, il comportamento dei consumatori e il loro desiderio di possedere beni. Dopodiché ci concentreremo sulle imprese, studieremo la teoria delle imprese, in particolare la teoria della produzione, per arrivare a modellare l'offerta delle imprese. E infine vedremo come domanda ed offerta interagiscono nel mercato dei beni. Non abbiamo il tempo, se non con brevi cenni, di studiare questa parte del modello. Perché? Perché avremo bisogno di tanto tempo e tipicamente qui si aprono tutta una serie di materie a sé stanti, tipo se volessimo studiare il mercato del fattore produttivo lavoro dovremmo studiare l'economia del lavoro, che è una materia a sé stante, così come se volessimo studiare
il mercato dei capitali, dovremmo studiare una materia a sé stante, analisi finanziaria, chiamatela come volete. Tenete conto che qui abbiamo disegnato un sistema essenzialmente chiuso, quindi consumatori e imprese interagiscono tra loro senza nessuna interazione con l'esterno. Beh, non è così. Ormai l'economia è globalizzata, lo sappiamo tutti, realmente globalizzata, dopo che per vari decenni teorici economisti hanno predetto questo momento che di fatto non avveniva, ma non accadeva mai nella realtà. E quindi ciascuno di noi che vive all'interno di un sistema economico, pensate al sistema economico Italia, ovviamente non è che acquista beni solo dalle imprese italiane, offre lavoro solo alle imprese italiane, ma ormai ci sono delle interazioni anche con altri sistemi economici che sicuramente vanno studiate per completare il nostro modello. Che cosa capiremo in particolare? Che il mercato dei beni funziona molto bene, nel senso di riuscire a massimizzare il benessere complessivo del sistema economico, dove con benessere complessivo intendo la somma del benessere dei consumatori e delle imprese, in un caso che si chiama concorrenza perfetta. Studieremo quando un mercato si dice di concorrenza perfetta e studieremo le regole di funzionamento di un mercato di concorrenza perfetta. Quindi, il sistema economico è regolato benissimo dal mercato, nel senso che tramite la regolazione del mercato si riesce a massimizzare il benessere complessivo del sistema economico in un caso che si chiama concorrenza perfetta. Sfortunatamente però, dopo aver imparato come funziona la concorrenza perfetta, capiremo anche che la concorrenza perfetta nella realtà non si verifica mai, è solamente un modello ideale, non esiste nessun caso di mercato reale che possa dirsi realmente di concorrenza perfetta. Più ci si allontana dalla concorrenza perfetta, meno il mercato riesce a raggiungere l'obiettivo di regolare il sistema economico e di massimizzare il benessere complessivo dei soggetti economici che vivono all'interno di questo sistema. Studieremo pertanto il modello più lontano possibile dalla concorrenza perfetta, che si chiama monopolio, che è un po' all'altro lato, no? Di questo ragionamento, perché se abbiamo detto che nella concorrenza perfetta si riesce a massimizzare il benessere complessivo del sistema economico, nel monopolio invece il monopolio è il caso in cui il sistema, il mercato come regolatore del sistema economico fallisce, infatti si parla di fallimenti del mercato. E il suo obiettivo di massimizzare il benessere complessivo dei soggetti che operano all'interno del sistema. Bene, vedremo che il monopolio è anch'esso un modello abbastanza ideale, seppur non tanto quanto la concorrenza perfetta, cioè ci sono dei mercati reali che si avvicinano abbastanza al monopolio. Quindi noi cosa faremo? Studieremo gli estremi. Caso in cui la concorrenza, il mercato funziona meglio, concorrenza perfetta, caso in cui il mercato funziona peggio, il monopolio. Qui in mezzo c'è la realtà, che si chiama oligopolio. Non avremo il tempo di studiare purtroppo l'oligopolio, cioè la realtà, se non fare un cenno a un mercato di oligopolio che si chiama la concorrenza monopolistica. Anche in questo caso ci sarebbe necessità di un corso intero per studiare modelli di oligopolio. In realtà in questo Ateneo c'è un corso di rivolta gestionale che si chiama Economia dei Sistemi Industriali, che fa proprio questo, lo dico per completezza. È evidente che più ci avviciniamo alla concorrenza perfetta, meno il mercato fallisce. Più ci avviciniamo al monopolio, più il mercato fallisce. Beh, noi non possiamo che studiare i due casi ideali limite e fare dei cenni
su quello che avviene appunto tra questi due casi, appunto il caso reale. Giusto per completare il discorso su capitalismo e socialismo, ecco, è qui che si innesta il dibattito economico. Gli economisti della teoria economica socialista ben sapevano che la concorrenza perfetta, in condizioni di concorrenza perfetta, il mercato massimizza il benessere complessivo del sistema economico, però sostenevano, ha ragione da questo punto di vista, che questo risultato è interessante dal punto di vista teorico, ma dal punto di vista pratico non trova alcuna applicazione, perché naturalmente a noi interessa quello che succede nella realtà. E allora il dibattito è stato incentrato su: esiste qualche sistema economico alternativo, qualche soggetto alternativo al mercato che in condizioni reali fallisce di meno del mercato? Cioè qualche soggetto alternativo al mercato che in condizioni reali permette di perdere meno benessere di quello che succede utilizzando il mercato come soggetto regolatore. Bene, loro sostenevano di sì, e questo soggetto, come ho detto nella prima lezione, era o è lo Stato. Quindi tutto il dibattito era su questo punto: chi è meglio, Stato o mercato, nel compito di regolare il sistema economico in condizioni reali, cioè in condizioni non di concorrenza perfetta, chi fallisce di meno? Ecco, quindi che cominciate a capire o a intuire che naturalmente poi il dibattito tra economisti e tra teorie e sostenitori di teorie economiche diverse non è poi così banale. È un dibattito interessante, entrambi sostenevano le loro argomentazioni, come ho già detto, con forza, con rigore. Bene, iniziamo da subito, non perdiamoci tanto in preamboli, abbiamo già introdotto l'argomento della prima lezione, iniziamo a studiare appunto la teoria della domanda, la teoria del consumatore. Che cosa dobbiamo fare? Abbiamo un obiettivo molto ambizioso. Dobbiamo cercare di tradurre il comportamento dei consumatori in merito alle loro preferenze, alle loro decisioni di acquisto, in modelli, cioè in equazioni. Non è una cosa semplice, è una cosa molto complessa. Se noi provassimo a tradurre in equazioni il comportamento delle persone che sono all'interno di quest'aula, saremo 40-50 persone, probabilmente, anzi quasi certamente, avremo 50 equazioni diverse. Ciascuno di noi ha un comportamento diverso da quello di tutti gli altri, no? Tenete conto che i beni che si possono desiderare, quindi acquistare oggi, sono praticamente infiniti, no? Basta andare su internet e scegliere un qualsiasi bene e si vede che l'offerta è sterminata. Ciascuno di noi ha il suo modello di preferenze diverso da quello degli altri. Ciononostante, se estendessimo questo ragionamento a un sistema economico, a un sistema un po' di più ampie dimensioni, che sono gli abitanti del Lazio piuttosto che gli abitanti d'Italia, ovviamente avremo n milioni di equazioni diverse, ma il problema è che non ce ne faremo nulla di queste equazioni, evidentemente, no? Non riusciremo a trarre nessun risultato che sia utilizzabile dal punto di vista operativo. Quindi dobbiamo fare uno sforzo di sintesi e riuscire, con delle equazioni che siano operativamente utilizzabili, a modellare il comportamento di tutti i consumatori che fanno parte di un certo sistema economico. Per fare questo, come immaginerete, visto che siamo tutti ingegneri, dobbiamo fare delle approssimazioni significative, dobbiamo perdere granularità nelle informazioni che andiamo a trattare, ma non abbiamo scelta. È evidente che se non facciamo così, magari costruiremo un bel modello molto sofisticato e avremo delle equazioni che sono ingestibili dal punto di vista proprio analitico e non ci darebbero alcun risultato pratico. È compito proprio nostro, di ingegneri economisti, se preferiamo definirci così, quello di saper valutare bene quali sono le approssimazioni che andiamo a fare e ovviamente di considerare i risultati che otterremo proprio alla luce di queste approssimazioni, cioè proprio come fortemente dipendenti dalle approssimazioni che andiamo a fare. Cambiano le ipotesi alla base che faremo oggi del nostro modello, i risultati ovviamente cambieranno completamente. Allora,
andiamo a costruire, iniziamo a costruire questo modello delle preferenze. Per prima cosa dobbiamo fare, dobbiamo introdurre un po' di definizioni. Innanzitutto individuiamo quali sono i beni o servizi che vengono scambiati all'interno del sistema economico. Enumeriamoli e attribuiamo, per comodità, a questi beni o servizi una relazione d'ordine, cioè scegliamo qual è il primo bene, qual è il secondo bene e così via dicendo. Ovviamente tutto quello che diremo è irrilevante dalla relazione d'ordine che andremo a definire, è solo una comodità, cioè decidiamo una volta per tutti in maniera sistematica qual è la relazione d'ordine tra i beni che andiamo a considerare. Siano n i beni che abbiamo individuato, e dopo aver individuato appunto la relazione d'ordine, supponiamo che sappiamo qual è il bene 1, qual è il bene 2, qual è il bene n. Sappiamo, cioè lo abbiamo deciso noi in un modo qualsiasi, come meglio ci aggrada. Bene, introduciamo la nozione di paniere di beni. Definiremo paniere di beni una qualsiasi n-upla ordinata x1, x2, xn, ove il termine x con i rappresenta la quantità dell'iesimo bene che fa parte del paniere. Quindi definiamo paniere di beni una qualsiasi n-upla ordinata x1, x2, xn, ove il termine x con i rappresenta la quantità dell'iesimo bene che fa parte del paniere misurata nell'unità di misura scelta per misurare la quantità. L'entità del bene, evidentemente, ove x rappresenta la quantità dell'iesimo bene che fa parte del paniere misurata nella sua unità di misura, cioè abbiamo individuato appunto quale unità di misura della quantità. Stiamo dicendo una cosa molto banale, però dobbiamo dirla. Supponiamo che esistano solo due beni nel sistema economico, 5 vestiti. Spesso mi riferirò a questo esempio, che è un esempio che si trova in molti testi di economia. Al di là dell'esempio banale, beh, tipicamente i 5 vestiti rappresentano un bene essenziale, un bene voluttuario, cioè un bene che soddisfa un bisogno primario del consumatore, quello di nutrirsi, quello di sopravvivere, e un bene che invece soddisfa un bisogno secondario, quello di apparire, se vogliamo, quindi non è inteso come bene che serve per coprirsi e quindi per sopravvivere dal freddo. Sì, è un esempio come un altro, però spesso ricorre proprio perché rappresentano due beni appunto che soddisfano bisogni primari e secondari, così si chiamano dei consumatori. Bene, decidiamo in un modo qualsiasi chi è il primo bene e qual è il secondo bene. Ad esempio, questo vogliamo farlo diventare il primo bene, questo vogliamo farlo diventare il secondo bene. Individuiamo quali sono le unità di misura di questi beni, misuriamo la quantità di vestiti in unità, misuriamo la quantità di cibo in chilogrammi. Fatte queste scelte, una qualsiasi coppia ordinata, per esempio questa 8 7.247, metto il punto per, al posto della virgola per non confonderci, punto decimale per non confonderci appunto con la virgola, rappresenterà l'insieme di beni, il paniere di beni formato da 8 vestiti e da 7.247 grammi, niente di più e niente di meno, d'accordo? Bene, questo lo chiameremo paniere. Se abbiamo enumerato tutti i beni esistenti all'interno del sistema economico, abbiamo individuato tutte le unità di misura, sarà possibile rappresentare qualsiasi possibile scelta di un consumatore semplicemente valorizzando
questi sono i campi di questa n-upla ordinata di beni. Ancora un po' di definizioni e di simbologia. Dati due paniere di beni, supponiamo che sia x1, x2, y1, y2, attenzione, cioè non confonderci con i simboli, non ci sono due beni x e y, ci sono un bene 1 e un bene 2, questo è l'insieme di x1, la quantità x1 del bene 1 e la quantità y2 del bene 2, questo è l'insieme costituito dalla quantità y1 del bene 1 e y2 del bene 2. Non confondiamoci con i simboli. Diremo che x1 e x2 per un certo consumatore, per un determinato consumatore, è strettamente preferito rispetto a y1 e y2, e lo indicheremo con questo simbolo, una sorta di maggiore con i lati un po' curvi. Se il consumatore, messo di fronte alla scelta tra i due panieri, preferisce in maniera inequivocabile il paniere x1 e x2 al paniere y2. Quindi diremo che x1 e x2 è strettamente preferito rispetto a y1 e y2 preferito se messo di fronte alla scelta tra i due panieri il consumatore preferisce in maniera inequivocabile il paniere x1 e x2 al paniere y1 e y2. Come capite da questa prima definizione, il concetto di preferenza è un concetto soggettivo. Cioè, dati due panieri, magari per me il paniere x1 e x2 è strettamente preferito rispetto al paniere y1 e y2, magari per il collega che si trova al primo banco vale esattamente l'opposto. Assolutamente può capitare, anzi è probabile che capiti una situazione di questo genere. D'accordo? Bene. Diremo invece che il paniere x1 e x2 è indifferente, lo indicheremo con questo simbolo, rispetto al paniere y1 e y2 se messo di fronte alla scelta tra i due panieri il consumatore preferisce entrambi i panieri allo stesso modo, cioè è soddisfatto da entrambi i panieri in ugual misura, dice per me sono uguali, mi soddisfano in eguale misura. E infine diremmo che x1 e x2 è debolmente preferito rispetto a y1 e y2 se il consumatore è indifferente tra i due panieri o preferisce strettamente il primo al secondo. Ecco, questo debolmente preferito questo, come dire, è già una concessione che facciamo, che magari ci convince un po' meno se la guardiamo dal punto di vista prospettamente ingegneristico, quindi con l'ottica degli ingegneri tutto è bianco o è nero, è una concessione che facciamo proprio al tentativo di modellare il comportamento umano, che poi non è sempre bianco o nero, no? Qui stiamo modellando la possibilità che il consumatore in qualche modo possa dire sì, per me questi panieri sono uguali, o se devo scegliere magari preferisco il primo paniere, d'accordo? Quindi un grado di libertà in più nella scelta, no? Qui dice no, è meglio il primo, no, sono uguali. In questo caso non stiamo dicendo che non sa scegliere, ne parleremo tra breve, noi escluderemo il caso in cui non sa scegliere, ma stiamo dicendo sì, sono panieri uguali, oppure se devo scegliere preferisco il primo al secondo. Tenete conto che queste tre nozioni di preferenza stretta,
indifferenza e preferenza debole sono correlate. Cioè, se vale la preferenza debole, x1, x2, debolmente preferito, rispetto a y1, y2, però nel contempo il consumatore esclude che i due panieri siano indifferenti, evidentemente sta sostenendo che il primo paniere è strettamente preferito al secondo paniere. È la stessa cosa, evidentemente. Cioè, se dice no, io preferisco, ma forse il primo al secondo, sicuramente non sono uguali, allora quello che sta dicendo è che preferisce sicuramente il primo al secondo. Così come se il consumatore sostiene di preferire debolmente x1 e x2 a y1 e y2, ma anche di preferire debolmente y1 e y2 a x1 e x2, vuol dire che sta sostenendo che i due panieri sono indifferenti. D'accordo? Quindi sono correlate, naturalmente, i primi due casi, strettamente preferito e indifferente, a debolmente preferito, che comunque introduciamo per cercare appunto di inserire una pluralità maggiore nelle preferenze del consumatore. Bene, la teoria che costruiamo è assiomatica, cioè si basa, ecco, dicevo, le approssimazioni che facciamo su tre assiomi che assumiamo veri senza alcuna dimostrazione. Adesso li enunceremo, vedremo se ci convincono dal punto di vista della logica, se vogliamo, però non ci dimentichiamo che questi assiomi non li dimostriamo, quindi tutto quello che diremo da adesso in poi, per tutta la seconda parte del corso, si basa sul quanto siamo convinti che questi assiomi rappresentino la realtà. Meno siamo convinti del fatto che questi assiomi rappresentano la realtà, ovviamente meno rappresenterà la realtà l'intera teoria microeconomica che andiamo a costruire. Questi assiomi sulle preferenze sono appunto tre. Il primo assioma è l'assioma che si chiama di completezza. E dice che, dati due panieri, un qualsiasi consumatore è sempre in grado di fare una scelta tra questi due panieri. Cioè, dati due panieri, x1, x2, y1, y2, un qualsiasi consumatore è sempre in grado di dire se x1 e x2 è preferito debolmente a y1 e y2, oppure se vale l'opposto, oppure se valgono entrambe le due cose, che significa, come abbiamo detto, che i due panieri sono indifferenti. Quindi, dati due panieri, per un qualsiasi consumatore deve sempre essere vero questa relazione, oppure deve essere vera la relazione opposta, oppure possono anche essere vere questa relazione contemporaneamente la relazione opposta, il che significa che stiamo dicendo che i due panieri sono indifferenti. Quindi per qualsiasi consumatore i due panieri devono essere sostanzialmente indifferenti, oppure uno dei due deve essere preferito seppur debolmente all'altro. Stiamo escludendo il caso in cui il consumatore non sappia decidere, cioè stiamo escludendo il caso in cui il consumatore dica che per me il primo paniere è strettamente preferito al secondo paniere, ma anche il secondo paniere è strettamente preferito al primo paniere. Questo caso lo stiamo escludendo, cioè stiamo escludendo il caso in cui lo stesso consumatore, messo di fronte alla scelta da due panieri, dica preferisco il primo, e magari dopo 30 secondi dica preferisco il secondo. Questo caso non lo trattiamo in maniera assiomatica. Adesso ci chiediamo, rappresenta la realtà? Ma sì, potremmo essere convinti, tutto sommato, non è poi così sicuro. Qui, come dire, ci stiamo dimenticando di che cosa sono questi numeri. Qui dentro stiamo facendo il caso di cibo vestiti, banale, sì, forse pure riusciamo a crederci. Però se qui dentro ci mettiamo tutti i possibili beni esistenti, qui avremmo una n-upla ordinata fatta da un milione di termini. E stiamo dicendo che di fronte
a due panieri che differiscono per la quantità di alcuni di questo milione di termini, il consumatore sia sempre in grado di dire: mi piace questa combinazione di beni, in maniera chiara, evidente, e non sia invece nelle condizioni di cambiare opinione, come dire, ogni centesimo di secondo. Ripeto, non è così scontato. Provate ad andare a fare la spesa, ad accompagnare a fare la spesa, la lasciamo perdere, sennò poi mia moglie vede il ballo, internet ormai è uno strumento pericoloso, lasciamo perdere l'esempio che mi veniva in mente, quindi diciamo che non sempre rappresenta la realtà. Allora, andiamo avanti. Secondo assioma, la riflessività. La riflessività. Allora, in realtà questo assioma di riflessività è un sottoassioma, cioè potrebbe derivare direttamente dalla completezza, però spesso, infatti in molti testi trovate solo due assiomi, la completezza e il terzo assioma che vedremo tra breve, però molti lo citano in maniera esplicita perché chiarisce ancora meglio un concetto. Cosa dice l'assioma di riflessività? Dice che ogni paniere è almeno desiderabile quanto se stesso, cioè dati due panieri identici, x1 e x2 e x1 e x2, non vogliamo dire che debbano essere indifferenti, troppo netto, ancora una volta. Cerchiamo di modellare il comportamento non proprio così semplice da rappresentare in equazioni degli esseri umani, quindi non vogliamo dire che sia indifferente, ma almeno escludiamo il caso di stretta preferenza di un paniere rispetto a se stesso, il che significherebbe che uno dei due è preferito e l'altro invece, come dire, non viene, uno viene scelto sempre e l'altro non viene scelto mai, e quindi lo modelliamo in questo modo. Questo assioma: dati due panieri identici, x1 e x2, x1 e x2, al più x1 e x2 deve essere debolmente preferito rispetto a x1 e x2. Quindi possiamo anche accettare che il consumatore dica: due panieri identici, uno sono indifferenti, o ma magari posso preferire uno. Non riusciamo a trattare dal punto di vista modellistico il caso che il consumatore dica: non ho alcun dubbio, preferisco quello a quello. D'accordo? Quindi vedete, cerchiamo di sforzarci, visto che stiamo enunciando degli assiomi, come abbiamo detto prima, quello che noi adesso consideriamo vero per assioma condizionerà tutta la teoria economica. E quindi, come dire, stiamo proprio cercando di escludere delle cose che effettivamente ci sembrano dei controsensi. Beh, qui effettivamente questo ci convince un po' di più, anche se naturalmente vale per tutti i consumatori, ma non è detto che valga per tutti i consumatori. Sono state fatte degli esperimenti su particolari categorie di consumatori che invece hanno manifestato, messi di fronte alla scelta di due paniere assolutamente identici, hanno manifestato degli comportamenti non razionali, nel senso che hanno detto: no, preferisco sicuramente quello. No? Pensate ai bambini. È chiaro che i bambini, se gli si mette davanti due cose identiche, non è detto che riconoscono l'identicità delle due cose. Ci sono anche adulti che hanno dei disturbi o comunque dei problemi, intendo proprio in senso medico, che gli porta ad avere comportamenti di questo tipo. Quell'assioma, l'assioma che ci convince di più, ma che invece, come vedremo tra breve, è proprio quello che è più limitativo nella rappresentazione della realtà, è il terzo assioma, l'assioma di transitività. Dati questa volta tre panieri, x1 e x2, z1, z2 e y1 e y2, parlo sempre di due beni, ce ne potrebbero essere di più, non cambierebbe niente per semplicità di notazione,
Cosa ci dice l'assioma di transitività? Se il consumatore, messo di fronte alla scelta tra X1 e X2, tra il primo e il secondo paniere, preferisce anche debolmente X1 e X2, Y1 e Y2, e se messo di fronte alla scelta tra il secondo e il terzo paniere preferisce Y1 e Y2 a Z1 Z2, allora questo implica che quel consumatore deve necessariamente preferire anche debolmente X1 e X2 a Z1 Z2. No? Se il consumatore preferisce il primo paniere al secondo e il secondo al terzo, allora l'assioma di transitività ci dice che deve preferire il primo al terzo. Questo assioma ci convince, tutto sommato sì, mi sembra ragionevole, invece nella realtà è quello che si è osservato, pone più limiti, perché non è che il consumatore quando fa una scelta, in questo caso il consumatore è messo di fronte alla scelta tra questo paniere e questo paniere, non è che il consumatore ragiona dicendo ah no, attenzione, io quando ho scelto tra il primo e il secondo, allora ho scelto il primo. Quando ho scelto tra il secondo e il terzo, ho scelto sicuramente il secondo, e quindi poiché sono razionale, adesso non posso che scegliere il primo rispetto al terzo. Non funziona così. La scelta è anche un fatto emozionale, quindi ha tutta una componente di irrazionalità implicita, e quindi magari lo stesso consumatore messo di fronte a questa scelta, attenzione, non stiamo scegliendo tra beni diversi, tra insiemi diversi di beni, degli stessi beni, quindi tra insiemi diversi costituiti da quantità diverse degli stessi beni. Quindi non è detto che messo di fronte a questa scelta, con dei banali esempi numerici, potremmo convincere, dice sì, preferisco questo a questo. Eppure, senza questo assioma, come vedremo tra brevissimo, non riusciamo a costruire la nostra teoria economica. Teniamo conto che in effetti ci sono stati alcuni economisti che hanno provato a rimuovere alcuni di questi assiomi costruendo una teoria delle preferenze basata su un'asserzione di razionalità limitata da parte dei consumatori. Quindi i consumatori, appunto, si dice in questo modo, che non siano completamente razionali, ma che abbiano una razionalità limitata, quindi si fanno cadere alcuni o tutti questi assiomi. Il problema qual è? Come vedremo, come intuiremo, si complicherebbero notevolmente le equazioni del sistema, e quindi bisogna chiedersi se questa complicazione delle equazioni del sistema è giustificata in termini di maggiore spiegazione del mondo reale. Va bene, domande? Allora, abbiamo introdotto gli assiomi, vediamo cosa ce ne facciamo. Dobbiamo introdurre prima di vedere come utilizziamo questi assiomi la nozione di curva di indifferenza. Curva di indifferenza. Qui devo fare una breve parentesi. L'economia, per ragioni storiche, didattiche, evidentemente non è una materia che si è insegnata per prima nelle scuole di ingegneria, anzi è arrivato lo studio dell'economia nelle scuole di ingegneria abbastanza tardi rispetto ad altre facoltà. Ma io mi sono laureato un po' di anni fa, mi sono laureato nel 91, quindi insomma un po' di anni sono passati, 25 anni fa, iniziava a diffondersi lo studio dell'economia nei corsi di ingegneria, ma c'erano ancora molte resistenze. L'ingegneria gestionale non esisteva se non in pochissime facoltà, erano 4-5 facoltà, quindi stiamo parlando di 25 anni fa, non di 150 anni fa. Questo per dire che ovviamente l'economia, dal punto di vista proprio di studio dell'economia all'interno dei corsi universitari, si studiava prima in tanti altri corsi universitari, ovviamente economia e commercio, ma non solo, pensate a giurisprudenza, pensate a scienze politiche, abbiamo detto che economia è molto legata alla politica, quindi chi si laurea in scienze politiche è evidente che debba conoscere i fondamenti della teoria economica. Beh, c'è una differenza. All'interno dei corsi di ingegneria si suppone,
anche se a volte sono delle strane sorprese, che tutti siano in grado di padroneggiare strumenti di analisi matematica. Elementari, ma elementari strumenti di analisi matematica. Non è così in altri corsi di laurea, dove l'analisi matematica non è poco conosciuta o per nulla conosciuta, perché fanno un altro mestiere. Motivo per cui nel momento in cui si è iniziato a insegnare l'economia in questi corsi, si è fatto molto ricorso della geometria piuttosto che dell'analisi matematica per cercare di rendere comprensibili determinati concetti. Noi sappiamo invece in ingegneria che una curva è rappresentata da un'equazione, e quindi noi sappiamo indifferentemente passare dall'equazione o comunque da una funzione alla sua rappresentazione geometrica, che è la curva, quantomeno se le dimensioni sono due o al massimo tre dimensioni, che poi a rigore possiamo parlare di curva quando abbiamo un sistema in due variabili, altrimenti dobbiamo parlare di superficie. Questo per dire, ovviamente, questo che cosa ha comportato? Ha comportato che questo modo di insegnare l'economia è rimasto, anche quando si insegna l'economia all'interno dei corsi di ingegneria. Noi potremmo tranquillamente non parlare di curve, introdurre le equazioni e parlare solo di equazioni. Però questo ci renderebbe difficile comprendere alcuni fenomeni, quindi si preferisce comunque passare per le curve, dopodiché noi faremo un passo ulteriore, poi introdurremo le equazioni di cui le curve sono la rappresentazione geometrica e ci costruiremo e dimostreremo i nostri teoremi, mentre invece magari in altri corsi di laurea ci si ferma alle curve. Questo vuol dire che però spesso anche io farò degli errori formali, nel senso che userò la parola curva come sinonimo sbagliando della parola funzione. Quindi, per esempio, parlerò di funzione di domanda o di curva di domanda usando le due espressioni come sinonimi, evidentemente sbagliato. La curva di domanda sarà la rappresentazione della funzione di domanda in un piano, quando lo si potrà fare. Negli stessi esercizi, per essere espliciti, troverete molto spesso citata sia y uguale 10 q meno 7 p la funzione di, chiedo scusa, sia p uguale 10 meno 100 q l'espressione che rappresenta la curva di domanda, ed è ancora una locuzione corretta. Altre volte ci si dimenticherà di questo e si dirà sia quella la curva di domanda, che è sbagliato dal punto di vista formale, questo è evidente. Questo per dire che questo è il primo caso in cui ci troviamo di fronte a una definizione di curva, però questa cosa non deve stupire. Come dicevo, noi faremo un passo avanti e poi includeremo evidentemente l'equazione. Bene, che cos'è la curva di indifferenza? Come si definisce la curva di indifferenza? Come il luogo geometrico dei punti, che rappresenta panieri tra i quali il consumatore è indifferente. Luogo geometrico dei punti che rappresenta panieri tra i quali il consumatore è indifferente. Luogo geometrico dei punti che rappresenta panieri tra i quali il consumatore è indifferente. Ancora una volta, è evidente che a rigore, se i beni sono due possiamo parlare di curva di indifferenza, se i beni sono tre dovremmo parlare di superficie di indifferenza e così via dicendo. Però si fa riferimento sempre alla curva di indifferenza, appunto, perché poi alla fine perché si introduce la rappresentazione geometrica? Per capire certi fenomeni, e quando parleremo di rappresentazione geometrica fatalmente utilizzeremo sistemi bidimensionali. No, quindi avremo a che fare con delle curve, però non perderemo di generalità, perché noi passeremo alle equazioni e quindi potremo tranquillamente riportare qualsiasi risultato in n dimensioni. Vediamo che cos'è una curva di indifferenza. Due casi: supponiamo di avere due beni, 1 e 2, e i beni magari sono riportati sull'asse degli ascissi e sull'asse degli ordinati. Prendiamo un punto, questo punto, punto, definiamo quali sono i beni, ad esempio cibo e benzina, misuriamo il cibo in chilogrammi, la benzina in litri, prendiamo questo punto, 3 cibo,
moltiplichiamo per benzina, prendiamo questo punto 3 e questo è il paniere 3 quindi rappresenta l'insieme di 3 kg di cibo e 3 litri di benzina. Dopodiché andiamo a unire tutti i punti che rappresentano panieri che sono indifferenti rispetto al punto 3, d'accordo? Otterremo una curva, supponiamo che la curva sia questa. Ad esempio, può far parte di questa curva il punto 3 e il punto che sono 5 1,2, visto che stiamo nel continuo, cioè il punto 5 kg di cibo, 1 litro e 2 di benzina, d'accordo? Beh, può anche esserci un altro caso, il caso in cui non possiamo rappresentare questa curva nel continuo, ma saremo in un sistema economico i cui beni sono rappresentati da variabili discrete, ad esempio vestiti e auto. In unità i vestiti e le auto, ci sarà questo punto 3,3, tre vestiti e tre auto, e ci sarà magari anche questo punto qui, 5,1, supponendo che questi due punti sono panieri, 3,3, 5,1, tra i quali il consumatore è indifferente, e magari è indifferente anche con questo punto qui. L'insieme di questi tre punti nel discreto sarà una curva di indifferenza, così come l'insieme di questi infiniti punti, perché siamo nel continuo, sarà una curva di indifferenza. Per comodità, anche quando saremo nel discreto, rappresenteremo le curve di indifferenza non come un insieme di punti, come sarebbe stato giusto rappresentare, ma uniremo questi punti con delle spezzate, solo per comodità di disegno, se vogliamo, d'accordo? Però ricordiamoci che hanno due significati diversi. Qui ci sono tutta una serie di punti qui in mezzo, da questo punto a questo punto, che fanno parte del paniere. Magari ne abbiamo disegnati solo due di punti perché dobbiamo fare dei ragionamenti su questi due punti, ma qui in mezzo c'è un'infinità di punti. Qui invece, tra questo punto e magari questo punto, il punto 4,2, non c'è nulla. Tra questo punto e questo punto non c'è nulla, d'accordo? O c'è il punto 3,3, subito dopo c'è il punto 4,2. Questo lo dico per completezza, non ce lo dimentichiamo, perché nella realtà avremo a che fare anche molti esercizi, saranno risolti o nel discreto o nel continuo, e al di là del disegno anche gli strumenti analitici saranno diversi. Un esempio per tutti, qui avremo le derivate per rappresentare la pendenza di questa curva, e qui invece avremo i rapporti incrementali. Sarà diversa anche la modellistica che utilizziamo. Bene, le curve di indifferenza sono molto importanti, perché disegnando tutte le curve di indifferenza di un certo consumatore, nel continuo o nel discreto, rappresentiamo le preferenze di quel consumatore geometricamente. L'insieme di tutte le curve di indifferenza si chiama mappa delle curve di indifferenza. Bene, ovviamente in questa mappa delle curve di indifferenza possiamo fare una rappresentazione geometrica oppure una rappresentazione analitica, come vedremo tra poco, sostituendo la curva con l'equazione. Bene, queste curve di indifferenza hanno delle proprietà, 4 proprietà, anche qui nei diversi testi magari vengono introdotte minori proprietà perché qualcuna deriva dalle altre, comunque insomma il concetto cambia poco, diciamo noi 4 proprietà. La prima proprietà è questa, è una proprietà che vale sempre, perché la dimostreremo direttamente a partire dagli assiomi, quindi una proprietà assiomatica che discende direttamente dagli assiomi, vale sempre, qualsiasi sono i beni, a differenza della seconda, terza e quarta proprietà, che invece non dimostreremo dagli assiomi, ma che varrà solo per particolari categorie di beni.
La prima proprietà è questa: per un punto passa una ed una sola soltanto curva di indifferenza. Per un punto passa una ed una sola soltanto curva di indifferenza. Per un punto passa una ed una sola soltanto curva di indifferenza, o, il che è lo stesso, altro modo di enunciare la proprietà, due curve di indifferenza non si intersecano mai. Dimostriamola. Si dimostra per assurdo. Bene 1, bene 2. Poi in microeconomia ci sono diversi teoremi, proprietà, teoremi che vanno dimostrati. A differenza degli analisi degli investimenti. Nessuna dimostrazione fantascientifica, però voglio dire, mettiamoci subito d'accordo. Agli orali almeno una dimostrazione vi sarà chiesta. Quindi imparate, perché tanto c'è poco da fare. Saranno 15 dimostrazioni, 20, non lo so, non le ho contate, ma tanto non si scappa. Una di queste 15 o 20 dimostrazioni vi verrà chiesta. Non ci sono proprio modi di evitare questa domanda. Quindi, seppur molto semplici, a maggior ragione, proprio perché sono molto semplici, studiatele. E tra l'altro, il fatto che siano molto semplici però non vi autorizza, nel momento in cui viene fatta la domanda, a rispondere in maniera poco rigorosa alla domanda che viene fatta. Quindi anche questa dimostrazione va fatta in maniera, vanno fatte in maniera rigorosa. Ipotesi, tesi e così via. Questa è la prima. Allora, si dimostra per assurdo. Prendiamo un punto, questo, un punto Y1, Y2, paniere Y1, Y2, e supponiamo per assurdo che per questo punto passino due curve di indifferenza distinte. Disegniamole, questa sia la prima e magari questa la seconda. Dimostriamo che queste due curve, che chiamiamo A e B, non possono essere distinte, ma devono necessariamente essere coincidenti. Quindi, dimostriamo per assurdo questa prima proprietà delle curve di indifferenza. Prendiamo un punto Y1 e Y2 e supponiamo per assurdo che per questo punto passino due curve di indifferenza distinte, A e B. Dimostriamo che queste due curve di indifferenza A e B devono essere coincidenti, non possono essere distinte. Prendiamo un punto diverso da Y1 e Y2 sulla curva A. Y1, Y2, questo punto lo chiamiamo X1, X2, punto X1, X2. E poi prendiamo un altro punto, questo, distinto da Y1 e Y2 sulla curva B, sia questo punto Z1, Z2. Bene, cosa abbiamo? Che il punto X1 e X2, Y1 e Y2 si trovano entrambi sulla curva di indifferenza A e quindi per definizione di curva di indifferenza deve essere X1 e X2 indifferente rispetto a Y1 e Y2. Inoltre Z1 e Z2 si trova, così come Y1 e Y2, sulla curva di indifferenza B. Quindi per definizione di curva di indifferenza deve necessariamente essere Y1 e Y2 indifferente rispetto a Z1 e Z2. Per l'assioma di transitività, che è questo che abbiamo appena scritto, allora deve necessariamente implicare l'insieme di queste due relazioni che X1 e X2 è indifferente rispetto a Z1 e Z2. E quindi per definizione di curva di indifferenza questi due punti devono essere sulla stessa curva di indifferenza, cioè A e B devono essere coincidenti. Quindi abbiamo dimostrato per assurdo il nostro teorema. Ripetiamo, abbiamo preso un punto
abbiamo tracciato due curve di indifferenza supposte non coincidenti, passanti per questo punto, e abbiamo dimostrato che invece necessariamente queste due curve di indifferenza devono essere coincidenti. In che modo? Abbiamo preso un punto sulla prima curva, un punto sulla seconda curva, sfruttato la definizione di curva di indifferenza, e quindi y1 e y2 indifferente rispetto a y1 e y2, stessa cosa per y1 e y2, z1 e z2, e quindi assioma di transitività y1 e y2 indifferente rispetto a z1 e z2, cioè visto che questi due punti li abbiamo presi sulle due curve distinte dal punto di intersezione, allora queste due curve devono necessariamente essere coincidenti. D'accordo? Domande? Bene. Invece le altre proprietà, seconda, terza e quarta proprietà, non valgono sempre, ma valgono solo per particolari categorie di beni. I beni che si dicono regolari, beni regolari. Quando dei beni si dicono regolari? I beni si dicono regolari quando sono rispettate due proprietà. Attenzione, questi non sono assiomi, cioè queste proprietà possono essere rispettate o meno. Quindi i beni possono essere regolari oppure non regolari. Quali sono queste due proprietà? La prima proprietà è la proprietà che si chiama di insaziabilità del consumatore. Cosa ci dice la proprietà di insaziabilità del consumatore? La soddisfazione di un consumatore aumenta, la soddisfazione di un consumatore aumenta all'aumentare della quantità di un bene, fermo restando la quantità di tutti gli altri beni. Quindi la soddisfazione di un consumatore aumenta all'aumentare della quantità di un bene, fermo restando la quantità di tutti gli altri beni. D'accordo? Che significa? Più è meglio, cioè per i beni regolari i consumatori ne desiderano la maggior quantità possibile. Attenzione, in tutto questo discorso ancora non abbiamo inserito i prezzi, non stiamo parlando di prezzi, stiamo solo parlando di quantità, quindi non ci lasciamo confondere dai prezzi di cui non abbiamo ancora discusso. Stiamo solo confrontando paniere di quantità diverse. Esistono beni che non soddisfano questa proprietà? Assolutamente sì, anzi, lo stesso bene potrebbe per diversi consumatori soddisfare o meno la proprietà di insaziabilità dei consumatori. Esempio pratico: a me piace molto il formaggio e quindi per me il formaggio è un bene regolare. A parità di quantità di tutti gli altri beni, io sono più soddisfatto da un paniere che ha una maggiore quantità di formaggio. Faccio sempre questo esempio perché ricordo che il mio compagno di studi universitario con cui abbiamo studiato tutti gli esami era ed è ancora, perché ancora siamo amici, allergico al formaggio. Questo mi è rimasto impresso perché ogni volta che mangiavamo insieme c'era questo problema, proprio allergico, si sentiva male, si sente male. Ecco, per lui non vale la proprietà di insaziabilità di questo bene. A parità di tutti gli altri beni, più formaggio c'è nel paniere, meno è soddisfatto. Ho fatto un esempio banale che mi rendo conto fa sorridere, ma questo esempio, come dire, dovrebbe convincervi del fatto che questa proprietà è del tutto relativa. Cioè non è difficile trovare un bene che soddisfi per tutti i consumatori la proprietà di insaziabilità. No, se ci pensiamo, se ci riflettiamo, è veramente difficile riuscire a trovare un bene che per tutti i consumatori soddisfa questa proprietà, no? Questo significa insaziabilità. A parità di tutti gli altri beni,
il consumatore è tanto più soddisfatto quanto nel paniere c'è una maggiore quantità di prodotti. D'accordo? Allora, l'altra proprietà invece è una proprietà molto meno evidente che si chiama saggio marginale di sostituzione decrescente. Decrescente. Vediamo che cos'è il saggio marginale di sostituzione, poi ci fermiamo per la pausa e poi discutiamo della proprietà. Che cos'è il saggio marginale di sostituzione? Definiamo il saggio marginale di sostituzione, questo è l'acronimo, saggio marginale di sostituzione. Supponiamo di avere una curva di indifferenza, prendiamo un punto sulla curva di indifferenza, questo, il punto x1, x2, e spostiamoci da questo punto su di un altro punto della curva di indifferenza, questo, aventi coordinate x1 più delta x1, x2 più delta x2. Quindi questo sarà delta x2 e questo sarà delta x1. Il saggio marginale di sostituzione è il rapporto tra le quantità delta x2 e delta x1, il rapporto tra le variazioni di quantità delta x2 e delta x1 dei due beni che debbono contemporaneamente verificarsi. Rapporto tra le variazioni di quantità dei due beni delta x2 e delta x1 che debbono contemporaneamente verificarsi affinché si mantenga inalterata la soddisfazione del consumatore. In particolare, questa grandezza è il rapporto tra le variazioni di quantità dei due beni che debbono contemporaneamente verificarsi affinché si mantenga inalterata la soddisfazione del consumatore, e il saggio marginale di sostituzione tra il secondo bene e il primo. Tra il secondo bene e il primo. Il rapporto opposto, delta x1 diviso delta x2, invece il saggio marginale di sostituzione tra il primo bene e il secondo. È solo una sottigliezza nella definizione, ma è opportuno dirla. No, che cosa stiamo dicendo? In questo caso, se vogliamo mantenere inalterata la soddisfazione nel passaggio da un punto ad un altro punto della curva di indifferenza, il consumatore è disposto a cedere una quantità delta x2, perché questa curva è inclinata negativamente, così l'abbiamo disegnata, vedremo poi dopo quanto è inclinata negativamente, è disposto a cedere una quantità delta x2 per avere in cambio una quantità addizionale delta x1. Quindi il consumatore è disposto a cedere una quantità delta x2 per avere in cambio una quantità addizionale delta x1. Il rapporto tra queste due quantità si chiama saggio marginale di sostituzione. Beh, geometricamente che cosa rappresenta questo saggio marginale di sostituzione? Che rappresenta? La pendenza, in questo caso, della retta secante alla curva di indifferenza passante per il punto dato. Ovviamente la faccio breve, ecco appunto la differenza tra l'economia insegnata agli ingegneri o meno. È evidente che se siamo nel continuo noi potremmo far tendere questi incrementi di quantità ad un incremento infinitesimo, e quindi questa secante diventerà la tangente passante per il punto dato, e il saggio marginale di sostituzione diventerà la derivata di x2 rispetto a x1, pendenza della tangente alla curva di indifferenza del punto dato. Ovviamente non penso che debba soffermarmi su che cos'è la tangente e la derivata, neanche proprio di no. Va bene, ci fermiamo per un quarto d'ora.